Bimbi, buongiorno. Emma, devi andare a scuola, amore? Emma? Brandon? Amore, all'asilo, mamma. Brandon? Buongiorno. Amore mio. Buongiorno. Ciao. Ciao, amore. Buongiorno. Che c'è in testa? Buongiorno. Vuoi fare colazione? Sì. Buona colazione. Brando. Miam, miam, miam. Miam, miam, miam. Cucciolina, cucciolina, ehi, quanto sei bella quando dormi, amore. Anche da sveglia, però quando dormi sei bellissima, lo sai? C'è un viso angelico, da principessina. Ma lo so che mi stai sentendo. Fai la colazione, amore, dai. Ed eccoci qua, pronti per la scuola, tutti pronti. Emma che si guardi i suoi dentini splendenti. È vero, amore mio? Sei bellissima. Oh, oggi faremo tante cose, quindi spero stavolta che sia lungo il vlog, perché l'ultimo è stato cortissimo, perdonatemi. Quando posso, registro sempre quando riesco. Andiamo! Allora, noi siamo qua con i vini dietro. Stiamo aspettando mia sorella. Ma che è? Vabbè, volevamo farvi vedere che abbiamo preso un ginseng all'epoca, ma è finito già. Un'espressina, avevamo un ospite. Belle le torte. Avevamo un ospite, mi è andato via. Un ospite segreto. Ma è questa rossa? Rosso fuego. E niente, adesso aspettiamo Anna e poi andiamo a fare dei servizietti. Allora, prima tappa fatta, abbiamo prenotato il buffet, un po' di cose buonissime. Buffet. Ci siamo fermati per chiedere per l'RX e adesso vedo un attimino perché vorrei andare prima dalla pediatra e provare con l'asma. Sì. Mi interessano le pere. Quindi adesso vedo prima dalla pediatra e poi eventualmente vediamo i tempi di attesa dell'ASL, prenoto qui. E adesso stiamo andando da Teddy, però prima facciamo una piccola tappa culinaria. Allora, stiamo facendo una piccola pausa. Dice non mi riprendere. Ah, oggi sì, dai. Oggi sì. Mi dice non mi E tu mi riprendere. riprendi sempre i momenti meno opportuni. Allora, una piccola pausa light stiamo facendo. Sì, Stiamo light. prendendo qualcosina da bere di sano, tipo, come si chiama? Quelle da bere alla carota. Un sorbetto alla carota, a Una dopo. musica rilassata. Allora, Questo sarebbe lo spuntino light vostro. noi avevamo chiesto le carote, Sì, invece perché ci sono è arrivato questo, finite. purtroppo. Allora, abbiamo preso le candeline. Che ce la fai con queste? Due torte sono. Ah, ok, va Ma su bene. una quella e sull'altra. Qua tante cose che palloncini, cose, ti prende qualcosina? Allora, siamo andati da dove stavamo fino a da Teddy. Abbiamo preso alcune cose che poi vi faccio vedere. E adesso qui finalmente hanno aperto Pepco. Stiamo andando da Pepco, la nostra prima peppcata. Vediamo cosa troviamo, siamo tanto curiose. Allora, shopping. Facciamo Ma vedere. dopo stava anche Facciamo quell'altro. vedere un pochettino di shopping. Ah, ah, poco, poco, basta. Tu che le ha preso il gioco, prezzi buonissimi. Con le palline di Dobbiamo pelle. tornare, dobbiamo Sì. tornare. Guardando anche. Cosa carine da parte della nonna. Hai visto, Brando, che belle? Per fare il bagnetto sono. Belle. Amore, com'è andata a scuola, principino? Com'è andata a scuola? Bravo! Hai fatto bravo? Oh, andiamo, andiamo. Allora, dopo mesi e mesi, è vero, dopo mesi e mesi, finalmente di nuovo insieme. Cioè, vabbè, ci siamo viste, però da parecchio che non facciamo un brindisi. Ecco, quindi ci stiamo. Brando mangia le patatine.
E qua stiamo cucinando. Allora, il riso e i piselli per noi, come da tradizione. Quelli non possono mai mancare. E ai bambini la pastina. Ecco. Ciao. Ciao ciao. Che state facendo? Io ho fatto una borsetta per te. Tu Matti, che hai disegnato? Sto disegnando il mio calendario dei miei anni. Che bello! E tu Emma? Niente, ti taglio queste. Bravi, come siete bravi! Io ho fatto. Posso dire una cosa? Dici. Grazie. Di. Questo serve per trovare il mio giorno che è il mio compleanno. Bravo, bravissimo. Allora, eccomi qua. Elisabetta è andata via con i bimbi. Vi voglio far vedere le cose che ho preso ai bambini da parte di mia madre, che mi ha mandato dei soldi. Emma, non fare immondizia, no mamma. Allora, ho preso questa ad Emma, che è un quadro bellissimo da pitturare. No, Emma, forse non mi sono spiegata, mamma. Butta, non fare immondizia. Butta tutto, vai. Okay. Grazie. Allora, poi da Peppe ho preso questo, che è un pantalone per brando bellissimo. Le barchette che vi avevo fatto vedere. Questa maglietta, guardate quanto è bellina, 4 euro questa maglietta. Aspetta, forse è arrivato il nonno. No, non è arrivato nessuno. Poi questo pantalone che ho preso per me, 4,50 euro, speriamo che mi va. Poi questo per il compleanno di Brando. Che lo deve fare di Papà Giallo, sì. Bellissimo! Poi ad Emma ho preso questo pantalone degli unicorni, guardate quanto è bello. Ti piace? Sì. Vieni più qua. Vabbè, questo no, per il compleanno della zia. Questo sempre per il compleanno di Brando. Di Brando, il Papà Troll. Vai, prendi. Allora, poi che ci sta? Due magliette per Emma. Che belle! Ti piacciono? Queste con l'unicorno. Bella, vero? Anche se mi sembra enorme, vediamo. Vabbè, te la conservi, un po' grandicella. Poi c'è un'altra, per questo della mamma. Vedi questa quanto è bella? Ti piace? Bella, con quelli. I coniglietti, guardate quanto è bella questa, 2 euro da Teddy. E basta, queste erano le cosine, mi sa di sì. Comunque abbiamo speso veramente pochissimo, cioè questo pantalone 2 euro, regalato proprio, un leggings bellissimo. Ringrazio la nonna. Grazie nonna, sono tutte spettacolari. Spettacolare, tutto bello. Ciao, è grande. Mamma mia, eccomi qua nella mia tenuta serale, la solita pellicciotta a pecora. No, mucca, sembra una mucca con sta cosa addosso. Che freddo, fa freddo, ma vorrei mettermi a letto a dormire, ma devo aspettare Antonio perché mo gli cucino, giustamente dopo una giornata di lavoro, è il minimo che posso fare. Gli cucino un po' di pasta, io mi faccio una bella piadina, un po' di acqua e farina, me la stendo, ieri così ho fatto, ieri sera, sto senza voce, basta, sono stanca di stare senza sta voce. Speriamo che dalle analisi capisco se ho qualcosa, che non lo so, mi sembra un po' strano stare senza voce. E poi se mi faccio una radiografia, un'ecografia, qualcosa, giusto per capire se ho qualcosina a sta gola, una visita, non lo so, intanto inizio dagli analisi che ho prenotato, tra l'altro, vi ho detto. Adesso si prenotano anche gli esami del sangue e ho prenotato all'ospedale. Scusate un messaggio. Io e Brando dobbiamo andare il 22, perché volevano il 20 marzo, ma io il 20 ho la visita del cuore a Brando a Bari. Tutte queste visite, mamma mia, non si finisce, ma vorrei addormentarmi e svegliarmi e tipo non dover fare visite per un periodo. Bello. Un bel sogno, ma non è così, anzi, inizierà forse veramente un bel periodo intenso, quindi prepariamoci. Niente, a parte questo che vi devo dire, porta weekend di pioggia, quindi a casa, probabilmente a casa, perché ovviamente se piove non è che me ne vado in giro con i bambini, quindi prepariamoci che se è un weekend di pioggia sto fine settimana butto giù la casa, devo riorganizzare tutto da zero. Voi lo sapete che ogni tanto vengono i 5 minuti, butterò roba, pulirò e farò anche i video, se eventualmente me lo faccio, se non lo faccio niente, usciremo ovviamente. Niente raga, comunque per chi è di Taranto andate da Pepco, bellissimi, più bello Teddy, bellissimo, ma Pepco... Oh, perché la novità, Sammy è la mia amica,
Sembriamo due pazze. Che bello questo, che bello quell'altro, perché tanto che ci era piaciuto. Mi piace proprio assai, infatti voglio tornare con calma. Poi prezzi bassissimi, le cose sembrano buone, quindi bello, ragazzi, ci voleva proprio a Taranto. Qua non abbiamo niente, Primark non c'è, quindi quello. Ma ci vorrebbe Tiger qua, bello, quello pure è un altro bel negozio. Qua non abbiamo niente. Beh, adesso sì, abbiamo Pepcot e D, che sono due bellissimi negozi. Niente, raga, tra un po' vado a cena. E come da previsione sta piovendo, non so se sentite, vedete, qualcosina si vede, la strada bagnata, questo è il mio interno, piove, piove, piove. E buongiorno, qui sono le 5 del mattino, io sono già sveglia ovviamente, ieri non ho chiuso il video, ma perché sono stata male ieri sera in verità. Non so, avevo mal di stomaco, ho il ciclo. Stavo un po' così. Non ho cenato, alla fine non ho cenato. Ho preparato la pasta tanto, ne lui ha mangiato. Io ho detto: senti, vado a letto. Come mi sono messa nel letto? Ho preso sonno. E mi sono svegliata ora. Sto sistemando le lavatrici come al solito. Mi voglio dar da fare. I bambini dormono. E qui piove, quindi penso proprio che non usciremo oggi. Quindi non perdetevi il prossimo vlog, perché sarà un vlog di pulizie sicuramente, almeno per ora, perché porta pioggia tutto il giorno, fino a domani. Quindi vi mando un bacio e vi aspetto nel prossimo video. Ciao!